la santa mente di Gesù, Gesù Cristo, nostro Salvatore. Vieni Spirito di Gesù e illumina le nostre anime. Santa mente di Gesù, insegnami a pensare la vita e le sue vicende come le vedi tu. Santa mente di Gesù, illumina la mia mente perché possa discernere ciò che è bene e ciò che è meglio. Santa mente di Gesù, suscita in me pensieri santi e idee sante e la volontà di concretizzarli. Santa mente di Gesù, suscita negli uomini pensieri santi e idee sante e la volontà di realizzarli. Santa mente di Gesù, effondi in me la grazia di consolazione e beatitudine. Santa mente di Gesù, effondi nelle menti degli uomini afflitti la consolazione della grazia. Santa mente di Gesù, risana le menti degli esseri umani. Santa mente di Gesù, educa alla verità e alla virtù le menti dei bambini e dei giovani. Santa mente di Gesù, proteggi dal male le menti e i pensieri dei piccoli, degli innocenti e di tutti noi. Santa mente di Gesù, suscita in me pensieri di amore, di stima, di adorazione e gratitudine per te, per Dio Padre e per la persona divina che chiamiamo anche Grazia Paracleta. Santa mente di Gesù, suscita in me pensieri di benevolenza e amore fraterno verso il prossimo e verso l'umanità intera. Santa mente di Gesù, rafforza, rinvigorisci, irrobustisci la mia fede con la conoscenza della verità. Gesù, in quanto uomo, ha una sua mente umana, come tutti noi, animata dalla sua anima umana e dal suo essere figlio eterno di Dio. Egli è una persona unica che oggi, adesso, è risorto e vivo. La sua sapienza brilla in modo particolare nel modo in cui si relaziona con la gente, nelle sue parole, nelle sue azioni e soprattutto nell'Eucarestia. Nel sacramento eucaristico del pane e del vino c'è infatti l'idea, l'invenzione più geniale della storia umana. Focalizzando l'attenzione del mondo intero sul pane e sul vino, Gesù ha convertito l'umanità intera dal sangue alla pace, dal sacrificio alla misericordia, dalla separazione all'amore. La Bibbia stessa ci dice che questo aspetto dell'uomo è importante e prezioso. Abbiamo moltissime citazioni, per esempio: amerai il Signore Dio tuo con tutta la tua anima, la tua mente, il tuo cuore e i tuoi talenti. Noi abbiamo il pensiero di Cristo, noi abbiamo la mente di Cristo. In conclusione, fratelli, tutto ciò che è puro, santo, buono, nobile, retto, vero, ecco, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. L'amore è anche volontà, cioè mente, anima. E le persone mature sanno bene che l'amore non è solo affetto, sentimento, ma anche pensiero e volontà di bene e volontà di unione. Il vero profondo immortale io dell'uomo è la sua anima spirituale, che muove e governa intimamente e meravigliosamente tutto il corpo. Innumerevoli, inattese, imprevedibili grazie Gesù concede tramite questa devozione, cioè questo aspetto dell'amore nei confronti della sua persona. Come tutte le devozioni, anche quella alla mente santa di Gesù ha il fine di avvicinare e unire le anime a Dio. L'unione con Dio, infatti, che è il paradiso, è il fine per cui Dio ci ha creati. In particolare, essa ci conduce alla stessa cosmovisione di Gesù, cioè ad avere una visione della vita, della realtà, dell'umanità, come quella di Gesù. La cosmovisione è fatta dai pensieri che l'uomo ha conosciuto, imparato, meditato e accolto, condiviso, appropriato in se stesso. I pensieri degli uomini sono quelli che determinano le loro parole e le loro azioni, quindi la loro realtà,
la loro vita quotidiana, ciascuno la propria. I pensieri santi generano parole sante, comportamenti santi, cioè buoni, retti, virtuosi, che danno origine a realtà buone. Le realtà buone sono quelle che possiamo chiamare strutture di grazia. Nel Vangelo, gli alberi buoni. Dio sa tutto, sa quale sia la cosa migliore da fare, sempre. Anche per questo pregare è utile. I pensieri di Gesù sono santi, i pensieri di Gesù sono sempre buoni. I pensieri di Gesù sono quelli di cui ha bisogno l'umanità per essere santa, cioè se stessa, buona, beata, benedetta, unita a Dio, piena di gioia. Abbiamo dunque stima, un'ammirazione profonda, una contemplazione piena di affetto per la persona di Gesù e in particolare per la sua intelligenza, sapienza e volontà. La mente di Gesù è il pensiero di Gesù.